E poi va avanti Però allora ci all'infinito. devono essere delle regole, scusatemi. Ci sono tanti cittadini italiani che hanno dei figli che vengono messi in fondo alle graduatorie, Esatto. che non arrivano mai al punteggio, che devono presentare 1000 certificati. Perché? Perché purtroppo ci sono tante famiglie di extracomunitari che magari non hanno il diritto perché hanno possibilità, che sono davanti agli italiani. Allora, se le regole devono valere, devono valere per tutti. Io poi è chiaro che sui bambini io uno deve fare anche la solidarietà. Io capisco benissimo il disagio degli italiani, ma ho intervistate le mamme di Lodi. Scusate, Donato e Mussolini, le ho intervistate le mamme di Lodi. Una signora eritrea che è venuta qui per lavorare perché a casa sua non c'ha i soldi. Fa una gran fatica a tornare in Eritrea a pigliare il certificato, però, noi ci diciamo però, così allora, ma non li prendiamo neanche gli italiani. Allora non venissero dall'Eritrea, ma dico, sono cose allora, che si possono risolvere anche a livello di ambasciata, ma non ci riescono, cioè andare perfetto, a parlare con le mamme, perché io l'ho io fatto. Sono d'accordo che si devono tutelare i bambini, però la cosa che fa specie fate a finire un attimo Giobbe anche... e poi torno da lei. No, ma sto rispondendo fa specie a molti che questa indignazione sull'assenza di solidarietà si sente solo quando coinvolge persone immigrate e non si sente nello stesso modo quando coinvolge i nostri connazionali, anche nei confronti dei nostri connazionali. Ma c'è veramente poca solidarietà, perché io mi collego allora, tutti i giorni con lavoratori che perdono il lavoro, periferie in cui si vive male, cioè io provo tutti i giorni a dare una mano, dopodiché però no, questo non mi fa dire che dobbiamo rimandare in Eritrea una signora a pia certificata. Ma certo, questo non lo dice Giobbe Friedman, stiamo parlando di una fabbrica che chiude, stiamo esprimendo solidarietà nei confronti delle persone che sono state licenziate, ma questo non ci impedisce di esprimere solidarietà anche nei confronti diciamo di qualcun altro. Per esempio, ma perché deve essere quello italiano so solidale, quello è bulgaro non so solidale, quello è cinese non mi piace. Va bene per tutti. Ma dove stanno queste cose? La delocalizzazione, sta delocalizzazione, mo pare. Che fai con la dietro che fa? Mo pare che stanno rifacendo il ponte di Genova. Ma lo fanno in Bielorussia perché lo stanno delocalizzando, capito? Ammazza la miseria. Allora, scusa Alan, perché Alan è avvilito? Alan, che succede Alan? Ma no, sto benissimo e non scendo a livelli bassi con interlocutori che non sono informati. Io direi semplicemente che sono d'accordo con il collega che ha parlato di solidarietà. L'Italia che io conosco però è un paese di solidarietà. È un paese. Posso finire? Potrei finire la frase? O vuole essere volgare? Anche se ho il vuole essere scusi, scortesi? Signore. Che si riferisce posso al lavoratore, livelli lei bassi, volgare. Snob lei che fa cafone per non farmi finire la frase? No, Mirta, scusami Mirta, però, posso bisogna avere la voglio parola, posso chiedervi una moratoria? Se non offende il lavoratore non bisogna reagire. Moratoria, allora la Mussolini si è rizzelata, Alan, perché ha detto interlocutori di livello basso e si chiedeva se fossero i lavoratori di Lodi, tutto qua. Però se cerchiamo di non offenderci a vicenda, andiamo avanti meglio. Io mi offendo solo le persone che stimo, quindi non mi offendo. Quindi posso finire la frase? Brutto. Volevo dire, scusami, ho sentito una parola brutta. No, ho detto povero sciocco. Sembrava che hai detto una parolaccia. Stronzo? Sì. No, vi prego, allora, vi prego, Mirta, vi prego. Io non credo allora, che Mirta, sia signorile. Posso dirvi, sull'economia dobbiamo ragionare assieme. Subire. Allora, scusate, proviamo a ragionare assieme, lo chiedo sia a Friedman che a Mussolini. Stiamo parlando di due vicende molto serie, una ha a che fare con vite di lavoratori, l'altra con una mensa con dei bambini dentro. Possiamo evitare di insultarci? Non facciamo un buon servizio se finiamo degli insulti personali. Ve lo chiedo proprio come cortesia personale. Io non ho capito una cosa, io perché, e chi se ne frega, anch'io sono offesa, io perché devo stare sempre ad essere attaccata da gente così, ma me lo vuoi sapere? Allora, Alan. Se posso finire la mia frase, Mirta, Alan, era solo finiamo questo. La frase senza più, ecco, senza più insultarci certamente. L'uno con l'altro, ve ne prego. Io non ho intenzione di insultare nessuno che stimo. Ma l'ha quindi, fatto finora. Ma basta, volevo basta. Solo dire... Vedi che continua. Sono io che sono stato veramente offeso da un commento poco serio. Allora, finisci il concetto. Il concetto basta, è semplice. Basta. L'Italia è un paese di solidarietà. L'Italia che io amo,
l'Italia che io riconosco è un paese dove c'è una chiesa cattolica che predica solidarietà, c'è una forte terzo settore di volontariato, c'è un'Italia... Ma non capito, Mirta, perché non si può finire la frase? Friedman sta parlando del paese che conosce, non mi pare che sia inutile ritornare in America. Posso parlare anche di Germania o Inghilterra. Parlando di Italia, è un paese dove c'è generosità di cuore e la gente non è razzista, non nega alla mensa poveri bambini di colore perché non sono bianchi, non è un paese di supremazia bianca. E bisogna avere cuore e solidarietà sia per gli operai che sono licenziati lì a Lodi, sia per i bambini, sia per i bambini di colore che non bisogna strumentalizzare. Basta, una alla volta, vi prego, tornando a Lodi, mi perdoni Donato, perché voglio sentire i lavoratori, perché sembriamo dei matti, che quelli stanno perdendo il posto di lavoro e noi litighiamo tutte le fesserie. Allora, lavoratori. Eccoci.